Valerio Pirozzi, dirigente della Slovenia, ha appena vinto una partita molto tirata contro l'Algeria, quali sono i tuoi commenti a caldo? No, è stata un'ottima partita, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, diciamo che secondo me sono una delle migliori squadre, tutte e due. Quindi vi giocate un posto per la finale? No, non dico. Slovenia e Algeria si candidano per la finale? Niente, se puntiamo alla finale sicuramente, perché abbiamo una bella squadra, quindi appunto ci mancano abbastanza giocatori, quindi io credo e spero di arrivare in finale. Poi, mister, mi fai un commento? No, mister, scusi, direttore, ma il migliore della sua squadra me lo può nominare? Io penso che sia stato Emanuele Bragaglia. Eccomi! Emanuele, dimmi. Il direttore ti ha appena fatto i complimenti per la partita, una doppietta, una vittoria contro l'Algeria, una partita tirata, faccio un commento. Stava una partita sofferta e abbiamo stravinto. Ed è stravinto quindi di un gol di scarto. Di un gol di scarto, ma prestazione eccessa. Prestazione superlativa. Quindi il vostro obiettivo resta la vittoria? Sempre. Direttore, ce la faremo con... Scusa. Questo è l'avversario. Dietro le quinte, vogliamo andare dietro le quinte. Intervista insieme. No, comunque io ringrazio la squadra avversaria. Grazie Emiliano perché ci ha fatto fare i begli gol. La prima partita l'hai dovuto giocare dentro. Secondo me il migliore è lui, però. Speriamo. Spero che giochi, non giochi più, spero. Dopo stasera spero che giochi più, spero. Cioè, se vuoi giocare con noi, la maglietta nera te la do io. Cioè, il numero ce l'ho. La maglietta nera della Slovenia. Bomber del Real Tecchena e bomber dell'Algeria. Questa sera è una sconfitta, però ci rifaremo. Ci rifaremo. No, Giugiacci, giocatore e capitano dell'Inghilterra, una vittoria netta, senza discussione, contro una squadra magari meno organizzata della vostra, però visto il palo finale, due pali di Giugiacci, non sono riuscito a farmi dire autore del gol Gerli. Non ci siamo riusciti per quest'oggi, volta. Quest'oggi nulla. La prossima volta sarà per la prossima, martedì prossimo. Terra si propone forte Steven per la vittoria. Steven Gerrard, tanto cuore, ci crediamo, presidente, ci crediamo. Pier Giorgio Vignoli, giocatore della Serbia che ha appena perso la prima partita del suo mondiale. Però si è dimostrato un bel giocatore, insomma. Qualche commento sulla partita? Siamo inferiorissimi. Vabbè, gioco a calcio. Gabriele, sei tu, eh. Altre persone non giocano manco, quindi. Vabbè, però l'importante è divertirsi, dai. Sì, vabbè, un bel torneo. Allora, Emanuele Fratangeli, capitano del Ghana, vittorioso 10-2 stasera, un commento sulla partita. Niente, abbiamo giocato bene. Niente da dire a riguardo, sono soddisfatto della squadra. Non ci aspettavamo una partita così importante. Ringraziamo tutti. Ci vediamo alla prossima. 4 gol alla prima partita, una dedica per qualcuno? Per l'organizzatore Gabriele Scaccia. Dimmi il migliore della tua squadra. Il migliore in campo della tua squadra. Ciangola. Per gli avversari? Il 10. Il Ghana che fa? Qual è l'obiettivo del Ghana in questo mondiale? Arrivare più lontano possibile. Inizio, giocatore dell'Australia, primo pareggio di questo campionato mondiale. Allora, innanzitutto partiamo con una sconfitta, non è un pareggio. E poi diciamo che questa partita è stata molto combattuta, abbastanza scorretta. E diciamo che speriamo di andare meglio nelle prossime. Ci vediamo alla prossima partita, senz'altro. Insomma, ci rifaremo. Sì. Allora, Daniele Loffredi, prima vittoria per questa Germania del mondiale. È stata una partita combattuta fino alla fine, però certe volte un arbitraggio un po' così così, è stato episodio a favore nostro e non a favore nostro. Alla fine ce l'abbiamo fatta, meglio così. È l'importante sui tre punti. L'importante sui tre punti, possiamo giocare pure male, però dobbiamo vincere, punto. Quindi primi tre punti, la Germania lancia un messaggio forte al Ghana. Messaggio forte per i mondiali. Per il mondiale? Sì. Allora la Germania si candida. Si candida per la vittoria dei mondiali. Ok, ci vediamo alla prossima partita. Ok. Ah sì, subito si rimette. No, devi fare l'intervista. Ma poi intervista che c'entro io? Che c'entro? C'è il mister Pirozzi, Giuliano.
Guarda che discrezione, la cosa mancante, il mio amico Antonio qua. Questa mattina noi siamo, che squadra è la nostra, Nigeria? No, Algeria. Algeria. Peccato che abbiamo perso e abbiamo lo stesso. Ci rifaremo, ci rifaremo. Alfredo Sarandrea è un veterano dei campi di calcetto sì, di Frosinone. Che te ne pare questo mondiale alla seconda giornata? Hai visto poco ancora? Ho visto poco ancora, questa è la prima sera, comunque è bello il torneo. Un bel torneo? Ci sarai tutte le sere a vederci? Quasi, sta qua vicino. Ci va a trovare. Ci vediamo più di qualche sera. E va bene, allora ci vediamo domani con la prossima partita. Sì. Ciao. Fermo tu zio. Gabriele. Bubu. Gabriele, sto cacciso, Leo. Ciao, fammi vedendo Bruno. No, no. Attenzione, vediamo scene d'amore. Massimo Fontana, dopo l'intervista di ieri come giocatore della Sudafrica e i 4 gol, stasera sei venuto da spettatore, un commento sul livello tecnico espresso questa sera? Zero. Abbiamo anche un parterre d'eccezione, ragazzi, attenzione. Lele Ricci, attenzione, giocatore della nazionale A di calcio a 5 italiana, anche lui partecipa al mondiale. Col Portogallo. Lele, dacci un commento su questa manifestazione. No, non posso commentare, presidente. Ma ti paghiamo i diritti? No, comment. Lele, fai un saluto ai tuoi tifosi, dai. Qua sulla bocca sempre, bravo! Ma che rotta palla! Dai! Oh! Bravo, bravo! Bravi, così, là, ma tu! Sai! Calma!